Trovati a tutti voi telespettatori. Con questa nuova stagione di trasmissioni a cura dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, torniamo a parlarvi di edilizia, formazione e sicurezza. Il tema che vi presentiamo oggi in questa prima puntata è il Superbonus 110%, introdotto nel decreto rilancio 2020 e finalizzato alla riqualificazione energetica, all'efficientamento sismico e alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 degli edifici, nell'ottica della transizione energetica. Ecobonus 110 e Sisma Bonus 110 sono anche strumenti per favorire la ripresa del settore edile, che sta mutando molto velocemente. Parliamo di un settore che ha un momento di grande innovazione, anche legato sia ai materiali sia ai processi, quindi è uno di quei settori tra i tanti che sicuramente avranno un grosso cambiamento nei prossimi anni. IPLE in questo senso cercherà di dare questa direzione alle imprese, cioè quella di riuscire a sostenere il cambiamento, riuscire ad acquisire le nuove competenze che saranno necessarie per stare sul mercato. Ecco, un grande impulso al settore dell'edilizia viene anche dai bonus, dal famoso 110, ecco, che sta generando aspettative, no? Per cui vedremo adesso quanti cantieri apriranno. E tutto questo sta già creando del movimento. Noi di IPLE, che siamo, abbiamo anche un servizio lavoro, oltre a essere scuola ordinamentale, perché noi abbiamo un percorso di qualifica per operatori edili, e nel nostro servizio lavoro stiamo rilevando un notevole aumento di richieste da parte delle aziende di personale. Superbonus 110%, a che punto siamo? Mi viene da dire che la cosa più importante è per appunto portare a casa questo obiettivo di questo straordinario sostegno, certamente affrontare tutti i passaggi con rigore per garantire la buona riuscita dell'intervento. Questo vuol dire affidarsi a dei tecnici competenti, capire che un edificio, un organismo edilizio è una cosa insomma che ha delle sue complessità di tipo amministrativo e procedurale, quindi occorre assolutamente verificare la conformità edilizia urbanistica prima di intraprendere qualunque tipo di intervento, la presenza di eventuali vincoli dei regolamenti edilizi ed altro. Occorre poi appunto fare un calcolo preventivo per vedere di raggiungere, nel caso del super ecobonus, gli obiettivi di risparmio energetico, che sono il salto di due classi energetiche, cioè l'intervento deve garantire a posteriori un miglioramento di almeno due classi energetiche. Il calcolo della certificazione energetica di chi è cura? Il calcolo appunto del passaggio delle due classi energetiche viene fatto da un tecnico abilitato che usa i criteri di calcolo della certificazione energetica. In questo è per un prerequisito obbligatorio che verrà poi asseverato nell'ambito dei meccanismi del 110%. Alla fine dei lavori poi ogni singolo alloggio dovrà essere ricertificato, e questa volta il certificatore deve essere un tecnico abilitato e iscritto all'albo regionale dei certificatori energetici, e quindi ogni alloggio avrà il suo miglioramento energetico e quindi una prestazione migliore e quindi anche potenzialmente un miglior valore di mercato. Chi è il general contractor e che ruolo ha nel 110%? Il general contractor è un soggetto che, quando previsto dalla legge, ovvero al 30% dei lavori, al 60% dei lavori e a fine contratto, a fine cantiere, fattura al committente, quindi al condominio, le prestazioni che comprendono sia i lavori e opere, sia quelle dei professionisti incaricati.
Chi sono gli altri attori di questo super bonus 110%? Una tipologia di attore rappresentata dagli attori che sono sempre esistiti in qualunque tipo di contratto. Poi la legge introduce altri due ruoli, perché per dirla con parole povere sono i due professionisti che appongono i timbri dopo i quali si sa che la procedura è andata bene, nel senso che l'asseveratore il suo timbro lo apporrà su documenti che vanno ad Enea, il visto di conformità è invece un timbro che poi porterà la documentazione dove l'Agenzia delle Entrate. Entrambi questi timbri sono indispensabili per assicurare che l'intervento è andato bene. Il sisma bonus prevede una riduzione di classe dell'edificio, dell'immobile? A differenza del sisma bonus ordinario in vigore dal 2017, non prevede, non c'è l'obbligo di un salto di classe di rischio sismico. Mi spiego meglio. È il tecnico progettista delle strutture che assevera che gli interventi strutturali eseguiti nel fabbricato hanno per scopo la riduzione del rischio sismico, senza obbligo e senza la necessità del salto di classe sismico del fabbricato. Quindi questo vuol dire che anche degli interventi di sola riparazione locale, quindi non di miglioramenti sismici o di adeguamenti sismici, possono essere sufficienti per arrestare o ridurre i cinematismi e i meccanismi principali di collasso sotto evento sismico. Possiamo fare qualche esempio di interventi su edifici in cemento armato e anche in muratura? Prendiamo per esempio il classico edificio a telaio in cemento armato, quindi si potrebbe pensare di poter intervenire all'esterno in corrispondenza dei nodi non confinati, travi e pilastri in cemento armato e anche eventualmente irrigidendo le pareti di tamponamento affinché non fuoriescano dal piano per effetto delle azioni sismiche, ossia bloccare i cinematismi di primo modo. In questo modo si lavora fondamentalmente all'esterno del fabbricato senza andare a intervenire all'interno dell'unità immobiliare. Per ciò che riguarda gli edifici in muratura si possono sempre fare interventi analoghi all'esterno, per esempio la realizzazione di catene metalliche nel sottotetto oppure delle fasciature con dei sistemi compositi o con dei sistemi metallici all'esterno del fabbricato per ripristinare eventuali cordoli o comunque sempre per impedire il ribaltamento delle murature fuori dal piano, rinforzi di pilastri e murature isolati. Sono tanti i corsi di formazione e di aggiornamento a cura dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, rivolti ai professionisti del settore e proprio in materia di super bonus 110%. Oggi siamo qui nel laboratorio dell'ente di formazione per scoprire quali sono le caratteristiche di un buon cappotto fatto a regola d'arte. Beh, innanzitutto il prodotto deve essere certificato come sistema, perché la caratteristica di un cappotto è la somma di più prodotti posati in facciata. Il sistema è garantito dal produttore del sistema stesso, quale garante, con tanto di certificato. È importante che altrettanto sia posato correttamente avvalendosi di applicatori qualificati e certificati. Il cappotto si posa correttamente seguendo delle linee guida dettate di un rapporto tecnico, frutto di esperienza di anni passati dove sono state eseguite diverse prove, diverse soluzioni che garantiscono il sistema stesso nella sua integrità e totalità in facciata. Le fasi di posa fondamentali sono innanzitutto l'idoneità e il trattamento del supporto sul quale va applicato il sistema stesso, il sistema di incollaggio, altrettanto identificato a seconda del tipo di pannello ma in funzione del supporto, la posa del pannello isolante stesso, che va indicata ed eseguita secondo le caratteristiche dei vari tipi di pannelli isolanti, la rasatura sopra il sistema, il materiale isolante, il suo primer di finitura e, importante, anche la tassellatura del sistema stesso, in quanto le facciate sono soggette a fenomeni del vento che potrebbero causarne il distacco. I vari tipi di pannelli possono dividersi tra pannelli termoplastici, i più comuni esempi sono pannelli in EPS, poliuretanici, oppure pannelli in lana minerali, tipo lana di roccia, lana di vetro, lana minerali di canapa, e anche pannelli in idrati di silicato di calcio, come prodotti molto igroscopici e termoisolanti.